Due questioni, no? Intanto molti genitori hanno perplessità rispetto al fatto di vaccinare i figli, non è obbligatorio, quindi diamo per scontate queste informazioni. Dopodiché, critiche eccessive per la Meloni o invece fa bene chi cerca di puntualizzare che poi un conto è la tua scelta personale e un conto è un messaggio fuorviante sui vaccini? Prego Andrea. No, non c'è dubbio, cioè... io sono, per carità, rispetto alle scelte di chiunque. La storia dei genitori che non vogliono il sangue dei vaccinati mi sembra una follia. Io mi ricordo anni fa parlavamo dei testimoni di Geova che erano contro le trasfusioni, qui siamo contro le trasfusioni col sangue dei vaccinati. Insomma, c'è un bambino che sta male, ma operiamolo. Ma di che stiamo parlando? Ma quanti sono questi bambini vaccinati che sono morti? Cioè, ci sono dei dati. Allora, ripeto, se sei un politico devi avere una responsabilità anche nella comunicazione di ciò che stai dicendo rispetto a un problema così cruciale. Poi mi aspetterei dalla Meloni anche una presa di posizione a proposito di quel capo, ormai diventato capo del partito fascista che sta in Parlamento, che il giorno in cui morì David Sassoli disse che era una buona notizia. Mi piacerebbe molto che lei prendesse una posizione su questo, perché quando si tratta di fascisti io non la sento mai parlare. Aspetta che ti aiuto ad innervosirti un po' di più, perché nel frattempo sta montando un'altra notizia. Devo dirti, Andrea, che sinceramente noi ci abbiamo pure pensato prima di andare in onda, no? Ci siamo chiesti ma la diamo o non la diamo. Poi la verità è che secondo me va data anche per dire che veramente ci sono cose che meriterebbero, non lo so, che meriterebbero? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però vado a leggere, anche perché sulla notizia che è molto commentata sui social e molto ripresa anche dai siti di informazione, ci sono dei passi avanti. Ci riferiamo al tweet imbarazzante di Tommaso Montesano, figlio di Enrico, cronista di Libero, scettico sulle bare di Bergamo che noi abbiamo documentato e raccontato, come ha fatto Andrea, come ha fatto tutti in questa rete, raccontando quello che accadeva e vedendo quanto accadeva. Le bare di Bergamo stanno al Covid-19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro. È un cronista di Libero, Alessandro Sallusti, che dirige il quotidiano. Valutiamo il licenziamento. Sì, altro insomma... Valutiamo. Altro passo in avanti, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha annunciato querela nei confronti di Tommaso Montesano perché il tweet offende i morti di Bergamo. Io non credo che offenda solo i morti di Bergamo, ci offende tutti. No, prego, poi, Andrea. Poi il problema è che magari il figlio di Montesano non era neanche nato, ma io invece c'ero. Il comunicato del Lago della Duchessa è un comunicato falso, organizzato dai servizi segreti. No, ma è per quello che lo usa. In cui si diceva, perché sennò la gente non capisce, in cui si diceva che Moro era stato giustiziato e il suo corpo era nel Lago della Duchessa ed era un falso, il che vuol dire che il figlio di Montesano sta dicendo che quelle bare sono un falso, certo. Sono una finzione. Allora, io non voglio entrare nel merito delle decisioni che prenderà il direttore del suo giornale, però una cosa di questo genere, francamente, bisogna stigmatizzarla nel modo più assoluto, cioè di una gravità inaudita. No, ti ripeto, noi avevamo persino il dubbio se darla o meno, perché ci sembra talmente offensiva che per certi versi ti verrebbe da dire non la do, poi però invece va stigmatizzata e quindi la diamo. L'ha fatta diventare pubblica con un tweet, quindi mi pare che diciamo non è che stiamo andando a cercare in un cassetto qualche cosa. È così. No, ti dico, per il disturbo che mi produce ho un problema a parlarne. Detto questo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto.